Ti volevo chiedere di parlarci un pochino del tuo personaggio in questo film. Sì, non è facilissimo parlare di un personaggio, anzi forse è facilissimo, non mi piace parlare di un personaggio prima che altri lo vedano mentre lo sto facendo, perché è sempre molto banale dire sto facendo una così, così, cos'ha. Mi piacerebbe che il pubblico lo scoprisse senza che io ne parli o ne spieghi. Posso solo dire che è una signora non povera, piuttosto ricca, abbastanza spiritosa, molto duretta, che avrà una storia. Non vorrei dire di più, anche perché non vorrei essere ammazzata giustamente da Lina. E credo che il film è giusto, insomma, la storia è giusta a scoprire dal cinema. Senti, tu con Lina hai un rapporto molto Sì, particolare e molto forse. bello, molto importante, perché credo che, non l'ho mai detto, mi pare, mi fa piacere di dirlo adesso, dopo anni in cui non abbiamo lavorato insieme, ma è indiscutibile che a Lina devo moltissimo, devo proprio tanto l'avermi imposta in un momento in cui al cinema italiano non solo non sapevano chi fossi, ma non volevano neanche sentirmi, anche dopo che mi avevano conosciuta, proprio non ne volevano sapere. E lei è stata invece molto, molto testarda e molto, devo dire, molto carina con noi, perché ha creduto nelle nostre possibilità di con noi, perché l'altra persona era Giancarlo Giannini, in un momento in cui nel cinema italiano proprio non ci volevano. E poi gli devo tanto la possibilità di scrivermi dei personaggi molto diversi da quello che in genere si fanno nel cinema italiano per le donne. Non voglio fare un discorso femminista o femminile, ma è vero, insomma, una donna che fa l'attrice in Italia ha un po' una vita difficile perché non ci sono tanti ruoli. Lei non solo ne scrive e ne ha scritti per me, ma sono ruoli particolari, ecco, non banalmente italiani. Non sono ruoli da commedia all'italiana, né da film di genere, ecco. Ma ti assomigliano un po' questi ruoli? No. No, questa volta dovrei dire ahimè no, sono una povera crista, non sono una miliardaria. E poi non mi piacerebbe fare ruoli che mi assomigliano. Se posso dire la mia impressione, l'unica volta che ho fatto un ruolo che un po' mi assomigliava, o a quale mi piacerebbe assomigliare, era proprio quello di Mimì. Metallurgico, in cui faceva una persona, una ragazza che si chiamava Fiore, che aveva un minimo di, insomma, il secondo ruolo che ho fatto con Lina era una, posso dire, puttana di un casino, quindi anche lì, insomma, la professione non collimava perlomeno. E qua sono troppo ricca per essere vicina a me. Però certo è indubbio che sono ruoli scritti un po' pensando a perlomeno che tipo di attrice sono, ecco. E poi non mi piacerebbe fare ruoli che mi assomigliano, non mi piace fare cose che mi assomigliano. Io come sono lo so soltanto io. E poi voglio fare delle parti, voglio fare dei personaggi più diversi da me possibile. Questo lo faccio sia in teatro che in cinema. Senti, e questa nuova coppia invece di Chi Giannini vivrà Plaschia? vedrà. Per ora è innegabile che ci siamo, sì, prego. Che ci Grazie, stiamo grazie, ancora studiando, un po' anche divertendo, perché indubbiamente Michele è una persona molto simpatica e con il quale avevo già un rapporto precedente, perché ho iniziato, anzi, devo dire la cosa mia, prima che ho avuto successo, che era l'Orlando Furioso, eravamo due dei 60 attori che componevano questa troupe, quindi abbiamo un trascorso teatrale di grande allegria e di grande amicizia. Vediamo, noi per ora ci divertiamo, speriamo si diverta anche il pubblico, naturalmente. senti, tu scegli con molta cura i film che Sì, ma fai. neanche tanto, scelgo quello che mi offrono, tra quello che mi offrono dico molto spesso di no, però non pensare che in Italia mi offrano moltissimo, mi procuro molto lavoro perché amo fare anche teatro, perché mi piace fare anche altre cose, insomma, però Senti, ma secondo te sta un po' cambiando adesso la situazione del cinema italiano? dire? Si dice spesso che sta cambiando, io spero che stia cambiando. Effettivamente mi pare che qualcosa stia muovendosi. Perlomeno, se posso dire modestamente, lo sento anche dalla stima e dall'interesse che c'è intorno a un'attrice abbastanza particolare come sono io. Ecco, mentre prima, sì, vabbè, insomma, melato. Ma adesso c'è un minimo di come dire, dico una cosa grossa, che poi la gente penserà che mi monto la testa, non mi monto la testa, sono molto obiettiva con me stessa. C'è un briciolo di stima e di attenzione maggiore. Quindi questo denota che qualcosa sta cambiando. Io credo che il cinema si stia accorgendo che c'è una grande voglia di storie, una grande voglia di attori, una grande voglia di smettere di fare stupidaggini. E allora è un momento buono, ecco, appunto arrivo. Vengo subito. Mi dispiace, devo andare.